Nuova sede a Lodi per l'azienda di servizi alla persona Basso Lodigiano che si occupa dal 1 gennaio del 2020 di minori in difficoltà. Ha trovato posto in via Paolo Gorini all'interno di alcuni locali utilizzati in passato dall'ufficio per l'impiego della provincia. Di proprietà del comune sono stati risistemati dall'ASP per accogliere i minori e le loro famiglie in difficoltà ed avviare i programmi di assistenza specifici per ciascuno di loro. Alla presentazione della nuova sede non potevano mancare, assieme al sindaco Sara Casanova e all'assessore Maria Grazia Sobacchi, il presidente dell'azienda Roberto Scotti ed il suo direttore Enrico Dusio. Con questa cooperazione voluta dal Comune di Lodi dal primo, è partito il primo di gennaio del 2020, abbiamo voluto rimettere al centro il servizio svolto, l'erogazione di servizi di tutela minori sulla disabilità e comunque su tutto il sistema di fragilità del sociale, in questa collaborazione tra enti pubblici. Appunto sulla sinergia di competenze e di percorsi che vengono attuati appunto in collaborazione sia dal territoriale sia dall'equipe territoriale sia dall'equipe dell'ASP, e quindi i risultati, il controllo, anche la progettazione anche dei percorsi sono sempre comuni. Ecco, appunto su questo aspetto. Cioè portare effettivamente la centralità al comune e quindi dare la possibilità di sostanzialmente avere diciamo, attraverso la sinergia tra l'ASP e il comune di Lodi, un maggior controllo di quello che viene effettuato all'interno del servizio che viene erogato. Allora, noi dal 1 gennaio 2022 abbiamo stipulato con il Comune di Lodi una convenzione di cooperazione che è una convenzione di partenariato tra due pubblici, due pubbliche amministrazioni, due enti pubblici. Questo diciamo è andato un po' a cambiare quello che era un rapporto con le aziende speciali perché la convenzione di cooperazione sta proprio nel suo valore aggiunto, sta nel fatto che due enti pubblici che hanno scopi e finalità simili si mettono insieme per percorrere un percorso e ognuno dei due enti fa, diciamo, mette all'interno di questo involucro ciò che ha come know-how e quant'altro. Poi un giro tra i locali a disposizione che d'ora in poi faranno da punto di riferimento per i servizi che verranno erogati alle famiglie lodigiane.